La cosa più importante è che diamo un servizio ai cittadini di Siracusa e delle città vicine che è di altissima qualità e quindi non c'è più assolutamente bisogno di spostarsi verso il nord o andare in altre città per avere i servizi che richiede spesso un malato di tumore oppure una persona che teme di averlo e fortunatamente spesso scopre in tempo che non ce l'ha o fortunatamente spesso scopre in tempo che ce l'ha per permettere immediatamente di avviare quelle cure che sono necessarie. Una strutturazione di eccellenza che sarà completata con la radioterapia e quindi con un livello anche che permetterà non solo la diagnosi precoce e avanzata come permettono questi macchinari oggi, ma permetterà a breve anche il trattamento radioterapico necessario e quindi diciamo che questo potrà contribuire fortemente nella lotta contro il tumore in questa provincia, che fra l'altro essendo anche una zona industriale diciamo, di problemi di questo tipo, credo che ne abbia avuti parecchi e quindi anche di permettere di dare una sanità adeguata al territorio e soprattutto anche di fronteggiare quelle degenerazioni spesso che avvengono proprio quando gli ambienti inquinati dal punto di vista industriale contribuiscono a creare nell'interland siracusano non pochi problemi a diversi cittadini. Sono contento perché ci siamo riusciti, stiamo lavorando. Guardate, ormai questo è il nostro modello di sanità, che è un modello di sanità avanzata, che non solo è rientrata nei costi e negli sprechi, perché io poi vorrei essere spiegato come mai spendiamo di meno e facciamo di più. Quindi significa che la lotta contro la corruzione e gli sprechi sta funzionando e produce non più quelle situazioni in cui spesso, a volte magari si compravano macchine che poi non venivano mai utilizzate, qui invece c'è un programma ben preciso, non è stata solo comprata una macchina che poi verrebbe destinata a stare per mesi e anni inattiva, c'è anche un personale adeguato che già conosceva il lavoro, chi non lo conosceva si è formato per farlo. E nei prossimi giorni, grazie agli atti di indirizzo che abbiamo approvato e l'approvazione delle piante organiche che abbiamo fatto in giunta in questi giorni, sarà possibile avviare nuovi concorsi per permettere anche a tanti giovani che fino ad oggi anche loro hanno fatto i viaggi della speranza per andare a lavorare al nord di poter lavorare a Siracusa, a Catania, a Palermo, a Gela o a Caltanissetta. E noi avevamo una situazione sull'ospedale di Augusta che avevamo ereditato, che era destinato progressivamente a smantellare perché c'era stata tutta quell'operazione su Lentini e la sappiamo tutti quanti. Il nostro governo ha impedito che si realizzasse, fra l'altro si realizzasse perché abbiamo avuto un'intuizione per evitare che chiudessero i piccoli ospedali, quella di fare il piano per gli ospedali riuniti che consente di specializzare ogni piccolo ospedale e farlo diventare ogni piccolo ospedale una struttura di eccellenza e non espressione di una sanità dequalificata che poi non risolve i problemi dei cittadini, perché se in un territorio io non offro in un ospedale un'offerta qualificata il cittadino poi non se ne va nell'ospedale più vicino, se ne va nell'ospedale che gli offre invece la qualità più alta dei servizi, quindi è quello che dobbiamo fare. Fra l'altro per la zona di Augusta, Priolo, diciamo la zona industriale di Siracusa, come la zona industriale di Gela, come la zona industriale di Milazzo, noi l'anno scorso abbiamo destinato specificamente applicando una legge che c'era da anni e nessuno applicava, un finanziamento specifico proprio per la lotta alle malattie diciamo tipiche da industrializzazione, e questo permette anche di avere le risorse in questo territorio per infrastrutturare questi servizi.